Oggi parlerò di un luogo alquanto inquietante da un punto di vista esoterico. Si tratta del DIA, l'aeroporto internazionale di Denver, che è il più grande aeroporto degli Stati Uniti. Al di sotto di esso esiste una vasta rete di gallerie che per molti condurrebbero a una base segreta. Fu costruito nel 1995 su un'area di 140 km quadrati, seppur Denver avesse già un altro aeroporto. Qualcuno l'ha definita la cattedrale degli Illuminati perché è piena di simboli occulti e riferimenti a società segrete. Costato 4,8 miliardi di dollari, è stato meticolosamente abbellito con strane immagini che riflettono la filosofia, le credenze e gli obiettivi dell'elite illuminata. Ma quali sono questi simboli di cui molte persone parlano? Proviamo ad andarli ad analizzare. Il primo aspetto interessante è la disposizione delle varie piste, che sembrerebbero rappresentare una grande svastica, come si può notare da questa ripresa aerea. Concentriamoci ora sui monumenti all'interno dell'aeroporto. Il primo che richiama perfettamente le società massoniche è sicuramente la pietra angolare, che è anche la prima pietra da cui si è partiti per costruire poi l'intera struttura. Essa si trova nella grande sala, termine che i massoni usano per riferirsi alla loro sala riunioni. Iscritta sulla pietra è citata una frase che dice New Airport Commission. Viene anche scritto che la pietra sarebbe una capsula del tempo che conterrebbe un messaggio che non potrà essere rivelato prima del 2094. Passiamo ora al secondo simbolo. Il cavallo dell'Apocalisse, alto quasi 10 metri, rappresenta un cavallo blu dagli occhi infuocati che di notte risultano decisamente inquietanti. I teorici della cospirazione non hanno dubbi nel collegarlo a quello descritto nel libro dell'Apocalisse. In altre parole, rappresenterebbe la morte che raggiungerà un quarto della popolazione terrestre con guerre, carestie e malattie. Passiamo ora ai simboli probabilmente più ambigui, i murales profetici. Sono quattro i murales dipinti da Leo Tanguma che dovrebbero abbellire l'aeroporto di Denver e rappresentare, secondo l'intenzione dell'autore o di chi ha commissionato le opere, pace, armonia e natura. Ma chiunque osserva i dipinti si rende conto di trovarsi innanzi a delle immagini che mettono inquietudine per gli eventi che rappresentano, facendo pensare di trovarsi di fronte a descrizioni di eventi terribili che potrebbero succedere sul nostro pianeta quasi come se fossero delle profezie. Ci sono riferimenti sociali e politici specifici e altri dettagli occulti che sembrano prospettare l'avvento del famigerato nuovo ordine mondiale. Ma vediamo i murales nel dettaglio. Il primo si intitola In Peace and Harmony with Nature, in pace e armonia con la natura. Il titolo sarebbe anche di buon auspicio, ma le immagini raccontano uno scenario ben diverso. Sullo sfondo una foresta in fiamme con i personaggi che sembrano cercare di salvare le specie animali, in delle teche con delle etichette. Probabilmente cercano di salvare gli animali dall'estinzione, creando una sorta di banca dati del DNA, tipo quello fatto nella realtà per i semi delle piante in Norvegia, dallo Svalbard Global Seed Vault, deposito globale di semi delle Svalbard, stranamente finanziato dalla Bill e Melinda Gates Foundation, che probabilmente con i massoni e il nuovo ordine mondiale hanno qualcosa a che fare. Anche il secondo murales, Invocazione della pace, ha un titolo degno di un premio Nobel per la pace, ma come nel precedente disegno le immagini non rispecchiano per nulla il titolo. Dei bambini portano delle armi avvolte nelle bandiere delle proprie nazioni verso il centro del quadro, dove giace una figura di un militare addormentato. Potrebbe rappresentare il risveglio di una nuova guerra dove saranno i popoli stessi ad invocare l'uso delle armi per risolvere i problemi della terra. Il terzo murales si intitola Maschere e Gas. Mostra un'imponente sagoma militare al centro che ha una maschera antigas. In una mano una scimitarra col quale sembrerebbe colpire una colomba, famosa per essere il simbolo della pace. Sulla sinistra una lunga fila di genitori piange i propri figli, che sembrerebbero morti per via di qualche arma chimica a gas. Questo spiegherebbe il perché della maschera sul volto del militare. L'ultimo murales si intitola Nuova pace e armonia con la natura. Esso celebra l'unione di tutte le razze. I protagonisti sono rivolti verso la pianta incandescente che rappresenta il superamento delle problematiche passate e l'instauramento dell'uniformismo futuro sotto un unico governo, con una sola lingua. Quello che viene descritto anche sulla pietra della Georgia, le Guidestones, famose per prevedere l'avvento di un nuovo ordine mondiale. Dulcis in fundo il quinto murales, sicuramente il meno leggibile, sembra rappresentare la nascita dell'uomo sotto una supervisione dal cielo, idea che negli ultimi anni si sta facendo sempre più strada. Infine passiamo ai gargoyle.
Già il fatto di vedere una statua del genere in un aeroporto non è il massimo, ma la DIA ha deciso di andare oltre installando un programma all'interno in grado di interagire con le persone. Il fatto strano è che quando parla il gargoyle direbbe cose tipo: "Benvenuto nel quartiere degli Illumin", intendo dire del Denver International Airport. Dopo dice: "Bene, ho 243 anni ora." Il DIA ha voluto scherzarci sopra sulle storie galleggiano sul conto dell'aeroporto, ma le idee di molti non sono cambiate. E tu cosa ne pensi? Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e non dimenticare di iscriverti. Alla prossima, regà.